40.000 euro, tanto ha speso la collettività nell'estate 2013 per l'accoglienza dei braccianti stagionali di Nardò. A cosa è servito questo flusso di denaro? Quanti migranti sono stati accolti con quei 40.000 euro stanziati per il campo di Shanne? A Shanne non c'è stata presenza, a parte qualche giorno non c'è stata presenza, poi abbiamo ritenuto, proprio è chiuso, non ci sono stati, c'è stata soltanto una presenza, la presenza di alcuni lavoratori un paio di giorni, poi, ma non era il, che peraltro avevano anche altre, la possibilità di altre destinazioni alternative, per cui sostanzialmente non c'è stata presenza. Ecco, per giudicare le novità annunciate dal sindaco Marcello Risi nella sua conferenza stampa, occorre partire da questo, che è il paradosso dei paradossi, cioè il flop dell'accoglienza predisposta a Nardò quest'anno. Da un lato, il campo di Shanne, allestito dal comune a 3 km dal mare e a 8 km dall'abitato di Nardò, al quale invece i migranti erano interessati a stare vicino. Tanto che dall'altro lato, rispetto al flop di Shanne, ecco l'accampamento della vergogna nell'Uliveto, visitato il 21 luglio scorso dal ministro dell'integrazione Cecil Kyenge. 24 ore prima di quella visita, un episodio inquietante documentato dall'Indiano. Per lo sgombero dei migranti che occupavano la falegnameria, la polizia municipale si sarebbe avvalsa dell'ausilio di un sedicente mediatore culturale, in realtà un caporale sotto processo. Un episodio che il sindaco Risi liquida così. Le quattro persone che, essendo residenti a Nardò, parlano l'italiano, parlano il dialetto, parlano anche le lingue di provenienza, abbiamo chiesto di riferire che il sabato mattina avremmo sgomberato l'ex falegnameria. Tra queste quattro persone, alle quali il corso si è fatto a tutti i presenti, voglio dire, non è, tra queste quattro persone vi è anche, che perché erano lì presenti, vi è anche un cittadino tunisino con permesso di soggiorno che risiede a Nardò e che è imputato nel processo della cosiddetta operazione Sabro. Non abbiamo impedito a lui di tradurre. Comunque sia, il primo cittadino di Nardò su un punto ha le idee chiare e lo ripete molte e molte volte durante la conferenza stampa a Palazzo Personè, e cioè che il comune non ha dubbi da che parte stare nella lotta al caporalato, che è un processo, specifica Risi, sul quale mantenere alta la guardia senza arretrare. Meno chiara appare la strategia dell'accoglienza. A fronte di un campo, quello di Shanne, deserto, e un accampamento, quello degli Ulivi, indegno, c'è il terzo lato del triangolo dell'accoglienza negata, ovvero Boncuri, chiusa e sbarrata. Sull'uso di quella masseria per l'accoglienza dei braccianti Risi non cede. Cita i libri di Ivan Sagnier per definirla una tendopoli indegna, che rischia di attrarre persone senza lavoro, piuttosto che coloro che hanno un contratto regolare per raccogliere angurie nei campi di Nardò. Quella struttura, dice, può servire all'accoglienza, ma solo dei rifugiati politici. In sostanza, il sindaco annuncia il via al progetto di trasformare Boncuri in una sorta di CARA, vale a dire un centro di accoglienza per richiedenti asilo politico, cioè coloro che fuggono da aree di guerra o perseguitati, come gli afghani e gli eritrei. Un progetto in realtà a lungo tenuto nei cassetti per le resistenze della maggioranza eterogenea che appoggia il sindaco di Nardò, il quale però stavolta rassicura tutti. Boncuri riapre, di sicuro. Perché è evidente che quando si parla di riapertura a Boncuri, se si pensa alla tendopoli con 500 persone, delle quali 200 ammassate per terra, magari si può pensare che si vuole ritornare a quelle esperienze. Però, insomma, ripeto, 16 richiedenti asilo, come fa, cioè come può una città come Nardò, di 32.000 abitanti, con la nostra storia, con la nostra cultura, con la nostra civiltà, come possiamo dire noi non vogliamo fare la nostra parte con riferimento alle politiche di accoglienza a favore dei rifugiati politici o per discriminazioni religiose? Questa questione non è una questione che può essere discussa in maggioranza. Questa questione attiene all'anima della nostra città, non si può discutere. Quindi è chiaro che ecco perché non viene discussa in maggioranza. E i braccianti stagionali? Per quelli ancora non c'è un'idea chiara. Di certo non verrà riproposto un campo d'accoglienza a Shanne, troppo lontano dall'abitato. Due le ipotesi allo studio: un'area campo più vicina al centro di Nardò, oppure anche un albergo diffuso sul modello di quelli finanziati nel Foggiano, che però presentano l'inconveniente di iter burocratici molto lunghi a fronte di un'accoglienza molto limitata, nell'ordine di 20 o 30 persone. Insomma, se Boncuri ha trovato una sua destinazione, sul lato dell'accoglienza stagionale, la verità è che il comune di Nardò si avvia ad uscire dalla stagione di raccolta 2013 senza avere le idee chiare su ciò che sarà l'accoglienza nella stagione di raccolta 2014.